Torrita Blues 2019, 20, 21, 22 giugno, Torrita di Siena, Piazza Matteotti. Per festeggiare i 30 anni di storia del festival, grandi ospiti internazionali in esclusiva europea per l'Italia. Robert Randolph and the Family Band, Sugar Ray Norcia and the Blue Tone, Peter Dick Robillard, Little Charlie Batty, oltre alle grandi band italiane, Pugno Blues Band, Fabio Marza Band e le band di effetto blues con Boogie Bombers, Bad Blues Quartet, The Bus Driver is Drunk, Paletti Blues Band e L'Altra Faccia Blues Band. 20 giugno la tradizionale cena blues con le famose penne blues. Tutte le info su www.torritablues.it. Torrita Blues, the real deal. Buonasera da Torrita di Siena e buonasera per questa diretta Blues 2019. Buonasera Sara, siamo una nuova coppia quest'anno alla presentazione di questa trasmissione che ci accompagna, che introdurrà questo Torrita Blues alla sua 31esima edizione Torrita Blues 2019. E abbiamo degli ospiti qui in studio, questa sera ci troviamo, a differenza dello scorso anno dove si erano situati nei locali della Proloco, gentilmente concessi dalla Proloco. Quest'anno gentilmente siamo ospiti di Alessandro nella Blues Cave di Alessandro Giannini. Ma presentiamo appunto i nostri ospiti, Sara, e sono Luca Romani, Alessandro Giannini e Riccardo Roghi, i primi ospiti, poi ne avremo altri durante la trasmissione. Naturalmente abbiamo un numero WhatsApp per interagire, e il numero è il 349 0801 381, numero in cui potrete scrivere i vostri commenti, fare domande, e Alessandro, come vedete, ha già il telefono in mano pronto a leggerne in diretta. Sara. Allora, buonasera a tutti e questa sera illustreremo per prima cosa il programma di questa 31esima edizione. Quindi io, Alessandro, direi che di passare direttamente la palla a te. No, io direi Luca, che è il presidente dell'associazione. Il programma, poi io ti dico le cose magari più tecniche, più operative. Perfetto, ok. Allora, Luca, dici un po' innanzitutto. Grazie Alessandro, ma non era necessario, insomma, potevi benissimo interagire te, ecco. No, quest'anno appunto festeggiamo davvero con grande orgoglio e con grande passione i 30 anni del Torrita Blues e giustamente è la 31esima edizione. È un programma particolarmente ricco, abbiamo fatto sicuramente degli sforzi non solo fisici per allestirla ma anche economici, perché obiettivamente è un'edizione di grandissimo livello, gli artisti sono di grande spessore e quindi siamo davvero orgogliosi di questa edizione. Speriamo che, e ci auguriamo che la gente che è sempre venuta ne venga ancora di più, perché abbiamo bisogno di voi e, come si dice sempre, il Torrita Blues c'è perché viene tanta gente a vederlo, altrimenti non riusciremo a organizzare o a mettere in piedi un'iniziativa così grande. Bene, io poi avremo modo di sviscerarla, ma se volete io inizierei nel dare le date, che sono giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 giugno. Inizieremo il 20 con ormai tradizionale cena, che è stata inaugurata nel 2006 con il gemellaggio con New Orleans. Da allora, dopo una breve sospensione, abbiamo deciso di farla diventare un appuntamento fisso e quindi il Torrita Blues è diventato di 3 giorni, appunto perché il giovedì abbiamo deciso di fare questa cena.
Ovviamente la scena è allietata da chi ha vinto le selezioni di Effetto Blues, al quale poi ovviamente Alessandro ci illustrerà come e la storia anche di Effetto Blues. Poi ci sarà una sorpresa, perché quest'anno avremo anche una band fatta da artisti di Torrita che per l'occasione si sono riuniti e quindi ci allieteranno anche qui con ulteriore sorpresa. E siccome sorpresa è, noi ovviamente non ve la diciamo, perché dovrete venire a Torrita a vederla. E quindi ecco, le band sono la Paletti Blues Band e sono la Bad Blues Quartet. Ovviamente la band di Torrita per l'occasione si chiama l'Altra Faccia Blues Band. Il 21 giugno è una delle grandi serate, come ho definito all'inizio, perché aprirà sempre la solita band che ha vinto Effetto Blues, che è la Boogie Bombers. E dopodiché si esibirà una band del primo cerchio, così come diremo, del blues, è la Fabio Marza Band, e poi una delle vedette veramente grandi, che è Robert Randolph and the Family Band. Robert Randolph, dico solo due parole, sarà ospite al Crossroad Guitar Festival a settembre, che Clapton farà per finanziare questo famoso centro Antigua, e quindi sarà veramente, lui invita uno dei tra i più grandi artisti in quel momento presenti sulla scena musicale. E pensate, ecco, oltre che a suonare con Eric Clapton, lo avremo anche a Torrita. Il venerdì apre la band vincitrice di Effetto Blues, e sarà la The Bus Driver is Drunk. Poi ci sarà un'altra band sempre di grande spessore, il maestro Maurizio Pugno con la sua band anticiperà quella che poi è una super band, perché quest'anno noi avremo davvero l'onore e così la gioia di ospitare tre grandissimi in un'unica serata. L'house band la farà, pensate, Sugar Ray Norcia insieme ai Blue Stones, però avrà due grandissimi chitarristi ospite. Uno è Duke Robillard. Duke Robillard è il chitarrista dei Fabulous Thunderbirds. Ecco, vi dico solo che sostituì Jimmy Vaughan quando proseguì in questa avventura insieme a King Wilson, una delle grandi band degli anni 70-60 di grandissimo spessore. Ha suonato anche Steve Ray con loro, quindi diciamo, ecco, oltre e più ci sarà un altro grande chitarrista, è Little Charlie Betty, che anche lui è il leader di un'altra formazione, Naked, nelle quali, così tanto per dire, nella sua band suonava come armonicista Rick Estrin. Bene, direi che ne abbiamo abbastanza per poter dibattere o raccontare meglio quello che è questa, secondo noi, grandissima edizione per i 30 anni del Torrita Blues. Benissimo, quindi insomma chiaramente tutti personaggi di un certo calibro. A questo punto scendiamo un po' nel dettaglio, allora, quindi numeri da contattare, biglietti vari, raccontaci un po'. Bene, allora, le serate sono appunto tutte molto interessanti e diciamo abbiamo già ricevuto inizialmente tantissime richieste di prenotazioni, già stanno arrivando, e con l'occasione appunto entro nel merito di quelle che sono, diciamo, le indicazioni operative. Allora, innanzitutto tutto il materiale lo potete ritrovare direttamente, è possibile trovarlo nel sito torritablues.it o .com, perché ne abbiamo due domini, dove appunto sono riportate tutte le informazioni riguardanti gli artisti che suonano quest'anno, quindi le biografie, i video, i link ai loro siti, ovviamente c'è i manifesti, ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda il materiale da scaricare, quindi ci sono fotografie, ma naturalmente c'è la guida al festival, che è la struttura più importante del festival online, dove è possibile appunto, dove sono racchiuse dentro questa guida di 25 pagine tutti diciamo gli artisti di quest'anno, ma soprattutto ci sono tutte le informazioni su quello che è il programma, i prezzi, diciamo le location dove vengono sviluppate appunto le biglietterie, piuttosto che la possibilità per accedere ai parcheggi,
quindi diciamo tutto quello che c'è da sapere lo trovate nella guida al festival. Ovviamente si parlava appunto di tre serate con tre prezzi differenti, o meglio, i prezzi sono sia il giovedì, venerdì che il sabato sono a 20 euro, perché il giovedì sera c'è la cena blues appunto che costa 20 euro, il venerdì un'altra sera, la serata del venerdì costa 20 euro e il sabato anche questo 20 euro, con la possibilità di un abbonamento a 50 euro per tre serate. Ecco, abbiamo anche un pacchetto con tre biglietti. Esatto. Prezzo scontato. Per quanto riguarda il discorso del giovedì sera, c'è da dire che la cena il prezzo del biglietto comprende la cena. Ecco, sì, il prezzo del biglietto comprende per la cena. Sì, no. Chiaramente paga la cena, si mette a sedere, c'è appunto una struttura, cioè dei ragazzi che vengono, che accompagnano gli invitati, insomma le persone, e chi non vuole diciamo partecipare alla cena, comunque i prezzi, i biglietti, l'ingresso è gratuito per la serata del giovedì, sì, quindi i concerti del giovedì sono ingresso gratuito. Che vorranno venire, torritesi e non, senza venire a cena, possono venire a Torrita al festival, perché l'ingresso è gratuito. E ci saranno delle tribune, le nuove tribune. Sì, le tribune, chiaramente posti in piedi, perché tutto la piazza è ovviamente diciamo allestita per la cena. E per prenotare la cena è importante, cioè appunto la cena viene. Bisogna partecipare con la prenotazione. Sì. Per quanto riguarda appunto la prenotazione, si fa sul sito oppure direttamente al link del mail del Torrita Blues, piuttosto che al numero telefonico del festival, 349 080 1381, che è quello che appunto ritrovate anche sul monitor della vostra web TV. Il biglietto si paga direttamente alla cassa. Quindi ci sarà una lista dove le persone che sono in lista vengono appunto seguite dall'accesso, mentre per quanto riguarda il venerdì e il sabato non c'è la cena, il prezzo è 20 euro e c'è la possibilità per questi due biglietti più l'abbonamento di acquistarlo fino al 19 di giugno, fino a mercoledì, anche online direttamente con un bonifico, e c'è anche lì da seguire delle indicazioni che sono riportate all'interno del sito. Comunque sì, il sito è completo. Sì, c'è tantissimo materiale. È strutturato, ecco, quindi uno c'ha da passarci anche una giornata per interessarsi a quello che succederà a questo festival. Quindi Alessandro, andiamo nei dettagli della cena con Riccardo, perché questa cena, abbiamo detto, la prima è stata fatta nel 2006 in occasione del gemellaggio con New Orleans. Ma questa è una formula che si è rilevata poi positiva, nel senso che è stata apprezzata dalla gente e viene data la possibilità appunto di venire a mangiare, stare in compagnia tutti quanti e mangiare, e nel contempo assistere al concerto blues. Come ha detto, anticipato Alessandro, chi non vuole venire a cena può venire ugualmente ad ascoltare la musica, e non ha accesso al tavolo per mangiare, però non paga nulla perché l'ingresso è gratuito. E è una formula che è piaciuta, per noi è un bel impegno, perché mediamente negli ultimi anni abbiamo messo a tavola circa 300 persone, sicché per noi è un impegno non indifferente. Però grazie a noi dell'associazione, che ufficialmente siamo 7 persone che facciamo parte dell'associazione, però tantissimo è l'aiuto che ci viene dato anche da altri volontari, grazie anche a loro che riusciamo a realizzare poi tutto quanto, perché altrimenti non in 7 persone basta, sarebbe molto difficile. Comunque è una formula che è piaciuta, si è visto che la gente si ripresenta di anno in anno, pertanto vuol dire che è una formula buona, positiva, e noi in questo modo diamo la possibilità, siccome non c'è l'ingresso il sabato sera, appunto se è solo il venerdì e il sabato, però per noi viene data la possibilità ai gruppi che partecipano a Effetto Blues permettere loro di aggiungere appunto una serata in più alle serate tradizionali e dare la possibilità a questi gruppi di suonare, perché c'è una richiesta immensa di gruppi che vogliono suonare, e questa formula di Effetto Blues con la cena in piazza viene dato ci permette appunto
di integrare noi una serata in più al festival tradizionale e ai gruppi che vengono volentieri suonare in piazza. Per loro penso sia sempre un onore, insomma, ecco, venire a suonare al Torrida Blues, al Festival Torrida Blues, sì. Certo, certo. Modo di esibirsi. Ma nei dettagli ci vogliamo entrare di questa scena? A questo punto Alessandro ha detto quanto costano le serate e tutto. Parliamo anche del menù, così facciamo invogliare la gente che ci segue. Anche. Sì, ma il menù è un menù abbastanza tradizionale, insomma, ecco, tipico delle nostre zone. Pertanto ci sarà un antipasto toscano fatto prevalentemente con il piatto tipico nostro, insomma la panzanella e un po' di affettato, cioè un piatto tipico toscano. Poi c'è un primo che sono le penne blues, sono così denominate perché è un sugo che, diciamo, è nato con la nostra manifestazione, l'abbiamo denominato così perché è proprio un'etichetta della nostra festa. E poi niente di secondo, quest'anno abbiamo optato per lo stinco di maiale con il contorno, con il purè. E poi i dolci tradizionali della casa, chiaramente, che realizziamo tutti noi, insomma. Volevo aggiungere una cosa in merito al menù, perché spesso chiamano per chiederti se ci sono alternative a questo menù, anche oggi mi hanno chiamato per capire se c'era per quelli che sono vegani. Purtroppo, diciamo, il menù è fissato proprio per esigenze di organizzazione. Quindi, però chiaramente nessuno vieta di venire a vederci i concerti dopo, che magari, oppure insomma ci sono anche situazioni alternative, insomma. Ok. Ditemi voi. Sì. Procedo. Allora, gli artisti del giovedì sera sono appunto quelli che vincono, diciamo, l'effetto blues, no? Quindi un vero e proprio contest che solitamente si è svolto al Timori Pub di Bettolle, tranne quest'anno che invece si è svolto online, giusto? Esatto. Perfetto. Sì. Come è nata questa idea? Comunque. Allora, l'idea la ripeto sempre, tutte le volte, per l'amore delle band, prima di tutto, per dare spazio ai musicisti che... ce ne sono tanti e molto bravi. Il discorso del contest è una parola che purtroppo ricapita spesso, però non, in realtà stiamo cercando di portare l'effetto blues a più come un evento alternativo al Torrida Blues, quindi una vetrina di esibizione primaverile, dalla quale escono fuori anche delle band che vengono poi individuate per il Torrida Blues, 5 di solito, quest'anno 4, e due che vanno a Camigliano Blues, dove anche appunto Luca diciamo, ha la direzione artistica del festival di Camigliano. E magari con l'occasione vi ricordo anche quali sono, poi stasera vi dico anche quali sono le due band che abbiamo scelto anche per Camigliano, così. E quindi principalmente nasce per questa possibilità di aprire alle band italiane uno scenario nuovo che è partito nel 2005. E fu fatto la prima volta, come tutte le cose che si iniziano si cerca di farle, poi si migliorano nel tempo. Facemmo 42 esibizioni live, quindi una cosa massacrante. Ci furono 5 locali che erano coinvolti in tutta la zona. E scegliemmo addirittura 8 gruppi di effetto blues. Fu la prima edizione dove, tra l'altro, venne anche Jay Sileman della Blues Foundation per la prima volta, che poi dopo ne parla Luca, che è una persona molto influente nel blues. E quindi da quel momento abbiamo diciamo aperto a queste band. E la cosa bella di questo effetto blues è che nasce un'amicizia prima di tutto fra i musicisti, che spesso si confrontano proprio nel palco o anche nella sera stessa della cena. Dico, al Timori Pub questi ragazzi escono dalla cena perché le piano da mangiare, quindi loro si trovano immersi nel tipico toscano da mangiare, magari vengono dalla Calabria piuttosto che da Milano, quindi si trovano a mangiare personaggi di varie regioni, a mangiare il nostro tipico, e già lì hanno vinto, tra virgolette. Poi niente, si esibiscono e hanno la loro serata. Tra l'altro il Timori è un locale molto affluente, molto popolato, insomma, di gente.
E quindi niente, e quindi è continuata questa cosa e ha dato spazio a molti musicisti e molte band che hanno calcato il Torrita Blues da effetto blues, tramite effetto blues, hanno poi potuto suonare anche in altri festival importanti e quindi si portano dietro il nome del festival grazie a questa iniziativa. Quanti gruppi avete? Quanti? Di effetto blues siamo circa 150 più o meno in 9 edizioni, sì. 150 gruppi e poi che si sono esibiti tra Torrita. No, 150 gruppi dell'effetto che si sono esibiti all'effetto blues. Sì, l'effetto blues. Sono stati selezionati, quindi una trentina, quarantina di gruppi che si sono esibiti poi al Torrita Blues, quindi una porta sempre aperta quella del un bel palcoscenico. Quindi possiamo dire per il prossimo anno, quindi che siamo in diretta online, riparte l'effetto blues live. Ma quest'anno è stato interrotto per esigenze organizzative, però sicuramente è una vetrina molto importante, attesa, ma non solo dai musicisti, ma dalla gente stessa che viene in massa a ascoltarci. Certo, perché è un'occasione anche per seguire il blues nella stagione dove ci sono meno concerti, che insomma è l'inverno. Ma poi piace, è una cosa che piace. Mentre per le serate del venerdì e del sabato, abbiamo già accennato con Luca, ecco, ci sono degli artisti oramai già rinomati. Per questa trentesimo anno, cosa vi ha portato a scegliere gli artisti, Luca, che hai nominato prima? O meglio, come associazione, come comitato vi trovate? Chi è che decide? Entriamo un po' anche nei particolari di chi non conosce bene la vostra associazione. Chi prende le decisioni? Vi suggeriscono qualche agente, vi suggerisce i nomi? Come si svolge? Chi è che ti dice un programma e quanto tempo prima? Ma sai, come diceva Alessandro prima, ormai noi siamo nel circuito internazionale e quindi noi veniamo contattati dalle varie agenzie o vari festival a livello mondiale, nel senso che... Ti interrompo subito perché sennò... ma mi avevi fatto vedere prima, a proposito di circuito internazionale, un elenco di date, che qual era quel sito? Sì, sì, è una cosa che ci riempie d'orgoglio, ecco, appunto, come associazione. Diciamo, ci riempie d'orgoglio perché esce negli Stati Uniti, esce un mensile dove pubblicizza per ogni mese gli eventi, e non solo pubblicizza gli eventi americani, ma pubblicizza anche gli eventi che ritengono più importanti a livello internazionale. In particolare è dedicata una pagina intera agli eventi blues, e quest'anno in questo magazine, nel mese di giugno, ecco, insieme alla pubblicizzazione del Chicago Blues Festival, ci sono anche due festival europei pubblicizzati, uno si svolge in Olanda e l'altro è il Torrita Blues. Quindi immaginate, quando dicevo prima che siamo contattati, ormai siamo conosciuti in tutto il mondo perché facciamo parte della Blues Foundation. E la Blues Foundation è un'organizzazione americana che dà origine a quella che poi è la madre di tutte le battaglie, nel senso, essendo una musica tipicamente nera, in questo caso, e quindi nasce negli Stati Uniti, è nata questa fondazione dove ne fanno parte o ne vorrebbero far parte tutti quelli che suonano blues. Ovviamente non è così banale, perché non è che basta dare $100 all'associazione e sei iscritto, no, loro vogliono vedere, vogliono capire e sapere di che cosa si tratta, chi sei, chi non sei, se sei credibile, se non sei credibile, che tipo di festival organizzi. E in un'occasione, appunto, dove noi ci iscrivemmo a questa Blues Foundation, o chiedemmo l'iscrizione, per l'appunto il presidente era in Europa e volle venire a vedere di che cos'era questo Torrita Blues. E quindi ecco, l'avevamo ospite in quell'edizione, ovviamente, tra l'altro avevamo anche gli artisti, anche in quel caso di primo ordine, Taj Mahal, Betty Lavette, quindi fu veramente un'edizione anche quella molto bella, e rimasi affascinato. Poi sai, portare un americano in Toscana, in quella piazza, come dicevi prima, ci metti tutto il contorno, ha sicuramente arricchito la cosa. E quindi poi ovviamente abbiamo fatto amicizia, perché il presidente all'epoca era questo Jay Seeleman, e quindi fu ospite anche da noi, in questo caso fu ospite a casa mia, e lui contraccambiò addirittura questa ospitalità invitandoci
al Memphis, ai Grammy Blues Awards, dove c'è una grande manifestazione e premiano. E noi eravamo addirittura come associazione nel tavolo d'onore insieme appunto a Jay Sillema, quindi fu un riconoscimento veramente di grande rilievo. Sì, di fatto sì. Tra l'altro noi siamo in questo caso, alcuni di noi, siamo addirittura, ora credo si sia ristretta a un'unità, comunque noi votiamo per i Grammy Blues Awards, ovviamente votiamo per corrispondenza perché non è che andiamo negli Stati Uniti, però ecco, abbiamo anche questo privilegio in base a delle nomination che vengono fatte, il Torita Blues tramite il presidente pro tempore, in questo caso sono io, vota per questi personaggi che poi vengono premiati in questa grande manifestazione che viene fatta a Memphis, quindi immaginate. Allora, dopo tutta questa premessa, noi veniamo contattati di solito intorno a novembre-dicembre, prima dell'edizione dell'anno successivo, e ci dicono: guarda, quest'anno Robert Randolph, come questo è il caso, fa una tournée in Europa, la farà nel mese di giugno, sappiamo che il Torita Blues viene fatta a giugno, siete intenzionati a fargli fare una data? Ovviamente poi si innesca tutto un meccanismo, per una data sola gli americani non vengono, quindi come è questo il caso, quindi deve avere comunque due date in Europa. Quindi infatti quest'anno ci siamo gemellati con un festival svizzero che si svolge a Bellinzona, perché questa era l'unica occasione per farlo, per riuscire a portare questo grande artista. Ovviamente poi, una volta che io ho la proposta, la sottopongo all'associazione, e dopodiché si apre un dibattito nel quale poi se questa proposta passa diventa esecutiva, e quindi io procedo con i contatti e la possibilità di portare a termine questa occasione. Ecco, quest'anno ci siamo riusciti, ma non è così semplice, perché ovviamente gli artisti di questo livello hanno anche un costo veramente notevole, non solo economico per la serata, ma tutta quanta l'organizzazione, perché ormai il Torita ha un livello talmente alto che sembra incredibile, ma così è, e quindi anche gli artisti che vengono devono essere supportati da un'organizzazione di alto livello, da partire dalla strumentazione, dal backline, dalle esigenze, dalle richieste che questi artisti fanno, perché ovviamente negli Stati Uniti non è che possono portare tutta l'attrezzatura o venire con un camion, quindi immaginate, quindi per noi è veramente un grosso impegno, però ecco, ci ripaga, insomma, io ho i dischi di queste persone e sono parte dei miei sogni, e averli a Torrita e vederli sul palco, capite? Cioè, per chi come noi abbiamo questo grande amore e questa grande passione, è la realizzazione di qualche sogno, insomma, direi di tanti sogni a questo punto che si sono diventati realtà, e quindi è un'enorme soddisfazione. Noi non siamo a scopo di lucro, e quindi tutto quello che facciamo è solo esclusivamente per amore e per passione di questa musica, quindi è una cosa che, insomma, ci riempie veramente in tutti i sensi, ecco. Sì, che poi quando non sono a scopo di lucro danno ancora maggior soddisfazione. Quindi dicevamo che parlavamo dell'asticella, perché siamo partiti con Torita Blues nel 1989 dal niente, e siamo arrivati a 30 anni che siamo, insomma, ora di un certo livello. Dalla regia dovrebbe esserci un video del primo anno, prego Simone Duchini, il regista, se Alessandro sei di d'accordo. Torita Web TV, certo, assolutamente Torita Web TV, certo, siamo in diretta streaming. Si può mandare il video, così poi dopo lo commentiamo. Don't you worry,
Siamo ritornati in studio dopo questo video, prima di passare a commentare quell'anno e quegli anni. Andiamo due minuti in pubblicità, due minuti di pausa. Ci siamo lasciati con questo spezzone dell'89 e ripartiamo proprio da quell'anno, quindi l'anno della fondazione dell'associazione. Come nasce quindi? Sicuramente da amore e passione, come ha detto prima Luca, ma dici qualcosa di più, Riccardo. Sì, è nato 30 anni fa prevalentemente per una voglia, diciamo, una passione che abbiamo, perché magari rispetto a Luca e Alessandro, che sono anche appassionati proprio tecnicamente degli artisti, e perlomeno a me a livello personale, come penso anche agli altri componenti dell'associazione, è più una passione, cioè è piacevole ascoltare questo genere di musica, che è un genere un po' particolare, perché è, diciamo, una specie di nicchia, è una musica un pochino... va amata. Per noi è iniziato tutto per quasi per gioco, così, con la voglia di dire iniziamo, vediamo un po'. Modalmente 30 anni fa non ci sarebbe mai immaginato, ecco, di arrivare a festeggiare i 30 anni del festival a questo livello, perché onestamente è stato un crescendo continuo. È stato un crescendo continuo anche per quanto riguarda l'associazione, perché rispetto a 30 anni fa ci siamo dovuti adeguare nelle normative, con la Costituzione, insomma, ci sono stati molti passaggi, però sono passaggi che sono cresciuti con lo sviluppo del festival. È iniziato così per gioco, ma se non sbaglio già il secondo anno avevamo già degli artisti internazionali che hanno partecipato al Torrita Blues, che già il secondo anno eravamo saliti già di livello, e poi da lì è stato un crescendo continuo. E noi ci siamo appassionati ancora di più, la gente negli anni ci ha seguito, pertanto questa passione, questa voglia è diventata proprio un amore continuo, insomma, ecco. E la fortuna che abbiamo noi nell'associazione, ripeto, come ho detto prima, siamo 7 componenti, però siamo 7 personaggi, 7 persone che si integrano perfettamente nella conduzione di questa associazione. C'è chi magari si occupa un po' di più della parte artistica, che è giusto che sia così, c'è chi si occupa un po' di più della parte logistica, della parte organizzativa, e purtroppo questo genere di manifestazioni c'è bisogno di tutto. E di tutto e di tutti. Noi, insieme a tanta altra gente che ci dà una mano, riusciamo a portare avanti questa manifestazione, però, ecco, ripeto, siamo un'associazione completa nell'interagire nelle varie situazioni, nelle varie gestioni da dover fare, ecco. E questa sicuramente è stata una delle fortune più grosse, prima di tutto perché siamo tutti amici, e questo è fondamentale. Pertanto portare avanti un'associazione per 30 anni, alla base di tutto ci deve essere principalmente un'amicizia fra di noi, e quella è fuori di dubbio. E poi, ripeto, ci completiamo a vicenda, pertanto riusciamo in 7 persone a gestire tutta l'organizzazione, con l'aiuto appunto dei volontari, però a gestire tutta l'organizzazione, proprio perché ci completiamo tra di noi, ecco.
volevo dire che i dati e i numeri comunque vi danno ragione, non per questo. Tempo permettendo, quello. Però ecco, ci danno ragione. Allora, hai detto che... Prego. No, assolutamente no. Stavo dicendo che Alessandro, sì, perché altrimenti abbiamo dato il numero WhatsApp, ma non, sì, no, non abbiamo spazio. Arrivando, ecco. Cominciano ad arrivare le segnalazioni, anzi, continuate a scrivere. Di solito stanno arrivando messaggi di congratulazioni, insomma, di saluti. Allora, vorrei intanto salutare tantissimi amici che ci stanno seguendo da tanti anni, che sono anche stati, prima di tutto sono stati spettatori, appassionati, e poi sono diventati anche collaboratori, perché abbiamo tantissimi amici che tutti gli anni vengono e volontariamente ci danno una mano anche alla cena. C'è stato delle occasioni in cui hanno dato una mano proprio anche a rimettere le sedie, piuttosto che niente, volevo fare intanto ringraziare alcuni che ci stanno scrivendo, quindi volevo salutare innanzitutto Giovanni Ursino, che è uno dei nostri più fedeli appassionati, che ci segue da Corigliano Calabro, che tutti gli anni viene al festival, ha scoperto il Torita Blues nel 2011 e poi da allora è sempre stato qua con noi. E anche stasera ci ha salutato, e quindi lo risalutiamo. Attilio Forcatura, che viene da Roma, che anche lui è un altro di quelli che da quando è arrivato al festival non ha mancato un'edizione. E poi abbiamo altri amici che ci scrivono saluti, grandi festival, fate così, siete i migliori, insomma, vabbè, solite cose che... Però ecco, se magari... Qualche messaggio di complimenti, Alessandro, no. Lo puoi anche leggere, fanno piacere, e bene che anche... No, tra l'altro ci sarà una piccola anticipazione sorpresa, che poi vedremo dopo, che rientra un po' in quello che sto facendo, che sto dicendo, appunto, questi messaggi che arrivano, perché... Ah, ecco, c'è anche Gerd della Germania, che l'anno scorso è stato nostro ospite al festival, che... viene dal profondo nord della Germania, che organizza un suo festival, e anche lui ci sta seguendo dalla Germania, e quindi siamo internazionali. Sono arrivato un altro, guarda. Altri messaggi? Aspetta, lo leggiamo in diretta, vediamo che dice. Deve succedere da Riccardo, giustamente, prima leggi da te, guarda, o filtralo via, Alessandro. Ok, va bene, è tutto a posto, un altro saluto. Bene, questo comunque è il bello della diretta, appunto, perché siamo in diretta streaming su tutto Rita Web TV. Allora, dunque, Riccardo, prima dicevi che comunque già dal secondo anno il festival ha avuto ospiti e cantanti, insomma, di alto livello. Vogliamo ricordarne qualcuno in particolare, Luca? Sicuramente, insomma, ci sarà stato qualcuno che ha lasciato un... segno. Sì, guarda, ce ne sono tanti, anche perché poi, come dicevo, ti ci affezioni, no? Anche perché sono un po' delle nostre creature. Io in particolare, che seguo questo aspetto, lo è ancora di più, perché quando devi proporre poi all'associazione un artista piuttosto che un altro, è perché ritieni o pensi, in una logica così di equilibrio anche delle serate, che possa essere la scelta azzeccata. Quindi a volte rischiamo, perché ovviamente vengono proposte in associazione cose che possono essere per me fantastiche, e poi invece il pubblico può più o meno apprezzare. Non so, spero che comunque in questi anni abbiamo sempre proposto delle cose particolari. Ma senti, ci sono tanti artisti, a partire da James Cotton, grandissimo armonicista, Robin Ford, John Mayall, Peter Green, Luther Ellison, dimentico sicuramente qualcuno, ma veramente di grandissimo spessore, gli Animals, piuttosto che i Nine Below Zero, non so nemmeno, parlando di armonicisti, ci sono stati quasi tutti, insomma, da Rick Estrin a Jerry Portnoy a Billy Branch, quindi ho citato, quindi per dirvi che veramente c'è stato un pezzo di storia del blues che è venuto a Torrita, e lasciandoci tutti veramente col bocca aperta, ecco, qualche volta ci ha commosso, qualche volta abbiamo pianto nelle loro esibizioni, e poi dicevo, ecco, per noi è stato veramente, quindi c'è davvero, e tra l'altro in questa edizione delle pubblicazioni abbiamo voluto ricordare i 30 anni riportando anche
tutti gli artisti che sono stati presenti a Torrita, e quindi è veramente anche questa è ricchissima. Ecco, questa brochure comunque si troverà a Torrita nei giorni del blues. Sì, sì, sicuramente sarà un omaggio, sarà oggetto appunto di curiosità per chi, oltre al sito, come diceva Alessandro, chi volesse portarsi a casa un ricordo. Noi di gadget ne abbiamo pochi, faremo la consueta maglietta, quest'anno sarà celebrativa per i 30 anni, non la possiamo far vedere perché ancora non è pronta. Pensavo purtroppo, purtroppo non è pronta, però ecco, per dire... Chi va via da Torrita si porta ovviamente il Deplian e si porta la maglietta. Mi auguro che anche in questo senso riusciamo a cogliere così la soddisfazione di chi poi la porta a casa e porta un ricordo di Torrita. Vabbè, volevo niente, solo per mi ero scordato prima, fra i contatti c'è anche ovviamente la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo su Torrita Blues, Instagram, abbiamo tantissimi, lo volevo chiedere, sì, abbiamo tantissimi seguitori, followers. Da Toscani. E questo è uno dei lavori che mi occupa tutto l'anno, cioè il fatto di portare sempre più a conoscenza il Torrita Blues non solo agli italiani ma anche all'estero, e quindi questi, grazie a questi nuove piattaforme web, sono, di cui io sono responsabile, ma non solo, sono innamorato pazzo di questo mondo web, perché mi piace molto giocare un po' alla creatività, perché ci sono società e situazioni che pagano migliaia di euro per poter avere dei consulenti di web marketing, e io lo faccio con la passione, con Luca e gli altri ci condividiamo continuamente queste informazioni, quindi e quindi ci hanno bene, diciamo il mio modo di collaborare con l'associazione, mettendo a disposizione anche le mie creatività, video, non solo. Facciamo un altro attimo di pausa e poi torneremo a parlare. Continuiamo? Simone, dici te, nella regia. Facciamo una pausa. Facciamo una pausa e ci ritroviamo tra poco a riparlare dell'associazione culturale Torrita Blues. Intanto ci ha raggiunto Yvonne Mercier, che salutiamo. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. E torniamo un attimino a Luca, dove eravamo rimasti, insomma, agli ospiti di quest'anno soprattutto, insomma. Beh, sì, perché ci siamo soffermati su Robert Randolph, e quindi ovviamente che è preceduto da Fabio Marza Band, come dicevo, anche questa sarà una sorpresa per chi non lo conosce. E poi passiamo al sabato. Il sabato è Maurizio Puglio, sicuramente una certezza, è uno dei musicisti e dei chitarristi più importanti nel panorama italiano, che viene qui con la sua band, e quindi anche questo, per chi non ha mai avuto occasione di ascoltarlo, rimarranno sicuramente affascinati per il modo in cui suona e a questo suo modo di stare sul palco, ecco. Poi c'è questa super band, ecco, sui quali ci siamo soffermati poco, ma oltre che essere Sugar Ray Norcia, che è un grandissimo armonicista, pluriplemiato, parlavamo prima dei Grammy Blues Award, con la sua band, e quindi sarà veramente una di grande tiro, un blues
molto tradizionale, è un blues di Chicago, dove a noi appassionati probabilmente ci lasceremo un pezzo di cuore, insomma, ecco. E poi a questi due grandi ospiti che veramente siamo riusciti a riunire a Torrita, come dicevo, ecco, sia Charlie Betty che Duke Robillard, che credo che sia una delle poche volte in cui riusciremo a vederli insieme. Ecco, vi confesso che in altri anni, ecco, se avessero proposto singolarmente anche uno di questi tre artisti, sicuramente noi avremmo accettato la presenza come vedette singola, invece addirittura noi l'avremo per il trentennale tutte e tre insieme. Quindi volevo sottolineare questa cosa, perché sono due appuntamenti da non perdere. Guardate, io è tanti anni ormai che ascolto e che seguo il blues, ma queste due serate veramente sono serate da non perdere. Oltre a avere le esclusive, quindi non riuscirete a vederle in altre parti d'Italia sicuramente, ma anche d'Europa, ritengo veramente sia un festival da correre, ecco. Quindi anzi, affrettatevi a prenotare, perché veramente stanno già arrivando tante prenotazioni, perché obiettivamente il piatto, come si dice parlando anche della scena, è molto molto ricco, ecco. Sì, tra l'altro volevo dire, scusate, solo per chiudere questa cosa, ho ricevuto delle mail da parte anche di una testata giornalistica austriaca che, quando hanno letto il nostro programma, si sono inchinati e hanno detto bisogna assolutamente venire, e quindi ci hanno chiesto biglietti direttamente dall'Austria. Certo, ma perché dobbiamo festeggiare questi 30 anni, mica noccioline. Ma parliamo anche un attimino delle associazioni, quindi io riparlerei con Luca prima poi di passare alla nostra ospite Yvonne. E l'associazione Torrita Blues, sin dai primi anni, può vantarsi di essere stata attiva anche a livello sociale e internazionale. Quindi abbiamo già accennato al gemellaggio con New Orleans, Luca, ma era in occasione di cosa? Sì, era l'anno dopo alla tragedia di Katrina. Decidemmo di invitare solo artisti di New Orleans, perché volevamo in qualche modo, a nostro modo, aiutarli, quindi fargli trovare delle serate che, ovviamente, essendo completamente devastata, avevano perso per quell'anno. E quindi decidemmo di fare questa cosa, e nell'occasione, appunto, vista questa richiesta, i musicisti furono accompagnati anche dall'assessore alla musica di New Orleans, e portò appunto con sé anche dei cuochi, e quindi fu l'occasione, come dicevamo prima, di iniziare a fare questo. Ci fu uno scambio culturale e culinario, perché assaggiamo piatti tipici, la jambalaya o il po' boys, che il jumbo, e quindi roba che si assaggia e si degusta solo a New Orleans. Ecco, abbiamo avuto il piacere di sentirle anche a Torrita, e quindi, ecco, questa cosa ovviamente è stata molto apprezzata sia da, tra virgolette, dalla politica che dai musicisti. Venne a Torrita proprio di grandi nomi anche John Mooney, che sicuramente è uno dei grandi nel circuito in particolare di quella città, insomma. Ecco. Poi ovviamente, sì, come giustamente Alessandro diceva, sperimentammo anche musiche che contaminano il blues, e che è una musica particolarmente creola, che è lo Zydeco. Quindi avremo per quell'edizione anche una band che ci fece ascoltare questo nuovo modo di fare blues. Ecco. Oltre a questo abbiamo avuto anche altre iniziative. La Amatrice? Sì, abbiamo fatto sempre una raccolta fondi per Amatrice l'anno scorso, quindi la cena fu interamente devoluta, l'incasso della cena ad Amatrice. Abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Play for Change. Siamo stati i primi, tra l'altro, quando ancora Bono Vox degli U2 ancora non aveva partecipato, perché successivamente, addirittura, oltre a Manu Chao, piuttosto che grandi artisti, hanno fatto questo video suonando ognuno nelle proprie stati di appartenenza, e quindi vari musicisti hanno fatto questo LP, che poi la vendita di questo LP è servita a finanziare un progetto di suonare per cambiare in particolare lo stato di vita delle situazioni, in particolare in Sudafrica. E quindi con questo progetto abbiamo finanziato delle scuole di musica in Sudafrica. Ecco, oltre poi all'iniziativa con le scuole,
che riguardava un progetto dal nome Blues Child, che è il blues visto dagli occhi del bambino, che ha curato in maniera particolare Alessandro. E questo progetto con le scuole ci ha veramente sconvolto, perché i disegni che questi ragazzi hanno fatto, ovviamente istruiti dalle proprie insegnanti, ci hanno veramente meravigliato, perché ci hanno fatto rendere conto che quando questa musica, questo progetto viene fatto conoscere, ci dà poi delle sorprese veramente eccezionali. Questi ragazzi hanno forse compreso che cos'è il blues, che non è solo musica, ma è anche molto molto di più. Scusa, nel frattempo è arrivata una domanda per te da parte di Simone Bargelli, che è un nostro amico che conosciamo, e mi dice: scusami Simone, perché non avevo registrato il tuo numero sul numero del cellulare del Dorita Blues, ma l'avevo sull'altro, che è quello mio, e quindi per questo non riuscivo a capire chi era. Alessandro. No, mi dice: allora, chiedi a Luca quali sono stati secondo lui i 3 concerti più belli di questi primi 30 anni, solo 3, senza fregature. Io non mi sono azzardato, perché pensavo di farti un dispetto, te lo volevo chiedere infatti prima se c'era un artista in particolar modo, ma te l'hanno chiesto da casa, quindi ma bisogna rispondere. Simone, non possono rispondere, anche perché tra l'altro è un grande esperto di blues, e quindi spesso mi consiglio anche con lui quando, prima di portare in assemblea o in associazione le proposte, spesso mi consulto, perché lo ritengo insomma un grande conoscitore di blues. Niente, a Simone gli dico: guarda, non lo so, ti posso dire che mi ha commosso di più. Sicuramente accennavo prima, ecco, il concerto di Peter Green, sentire Black Magic Woman fatto da lui in quella situazione sicuramente mi ha emozionato. Poi ecco, sicuramente James Cotton, e poi ecco al grande John Mayall, ecco, questo secondo me sono i 3 concerti che mi hanno preso emotivamente di più, anche se forse da un punto di vista musicale ci sono stati altri, ecco. Mi hai detto di dirtene 3, te ne ho detti 3, ma ecco, come puoi dimenticare David Honeyboy Edwards, che ha suonato insieme volevo dire a Muddy Waters, come puoi L.R. Burnside, che è stato un precursore di questa musica, cioè i famosi bluesmen veri. Però ecco, questi 3 concerti sicuramente da un punto di vista emozionale sono quelli che mi hanno particolarmente affascinato. Bene. Posso? Prego. Se il Dorita Blues ha 30 anni, 31 edizione, 30 anni, chi ha visto questo Dorita Blues per 29 o 30 è Yvonne. E allora colgo l'occasione per dare la parola a Yvonne. Buonasera Yvonne, come hai conosciuto il Dorita Blues Festival? Beh, per caso ero arrivata da poco in Italia e sono passata davanti a una locandina, quindi ho chiesto al mio compagno dove era Dorita, non sapevo dove era Dorita, e mi ha detto vicino, 40 km, nel 91, e ci siamo andati e ci siamo ritornati ogni anno. Quindi insomma l'impressione è stata buona, la sì, prima. Sì. A parte nel 2014, quando andasti maledetta a vedere Buonamassa, e sono a voi, io mi hanno mai visto. Provi, mi vedrai quest'anno. È vero, è vero. Quindi Yvonne, il primo impatto è stato quello giusto? Sì, certo, sì, sì. Sia per il posto, che è bellissimo, ed era vero blues, e io amo il blues, veramente. Quindi siamo ritornati. E cos'è che ti ha convinto a non perderti più un'edizione, a parte quella dove suonava Alessandro? Beh, prima di tutto è vicino a casa mia, quindi non ho da girare tutta l'Italia. E poi la qualità degli artisti che ci sono passati, cioè, è notevole. C'è qualche annata, diciamo, che ti è rimasta più impressa? Sì, il 2010. Perché c'era Peter Green. È il mio chitarrista preferito. E invece hai qualche, magari, scusami. No, dicevo, tra l'altro lei è stata l'unica a avere la fotografia con Peter Green. Tutti gli altri sono qua, perché non voleva nessuno. E lei ce l'ha fatta. Sì. Forse sa, perché sa che lei è fotoreporter. Yvonne, no, non sono fotoreporter. Però comunque so che ha la passione, giri anche altri festival del blues. Sì. Ho visto su Facebook, insomma, sì. Hai diversi follower. Follower. Influencer, insomma, ecco, e quindi andando a giro per l'Italia o per il mondo a vedere altri tipi di festival, ecco, che cosa ti è rimasto impresso di Torrita?
o dei Torri Tesi? Tutto, cioè il paesino che è veramente meraviglioso, la simpatia della gente, tutto. Ci diceva Alessandro, che non so se dalla regia può mandare la foto del premio. Sì, tra l'altro Ivon appunto quest'anno è stata premiata a Marina di Dona per il suo impegno. Per il suo impegno con il blues, del blues woman, quindi lei è perennemente presente dove c'è una chitarra che suona blues, qualsiasi cosa. Tra l'altro una delle band che viene quest'anno a Torrita Blues, The Bus Driver is Drunk, che ti salutano perché hanno scritto, sì, che ciao. Sì, anche te Danilo, e ringraziano, è stata una delle scoperte di Yvonne che li ha convinti a partecipare. E come vedete qui in questa foto, commenta. Sì, questa è la foto del premio per la mia passione. Ah, quella di destra è sul palco di Go Marking Blues, dove sono stata premiata da Roberto Caselli, l'autore del libro La storia del blues. E il premio è stato rimesso da Vittorio Ciarocchi. e sono stata molto emozionata perché non me l'aspettavo. Saluti anche da Urcino. Ciao Giovanni. Yvonne, cosa ti aspetti quest'anno, dal festival di quest'anno? Grandi cose. Grandi cose. Io amo Duke Robillard, quindi per me è molto importante. Hai vicino Riccardo, ma hai partecipato anche alle scene di, sì, questi, certo, ultimi anni. E sì, cosa, sì, ne pensi del menù? È buonissimo, solo che io sto a fare le foto e spesso mi perdo la scena. E questa è la sfortuna di chi è impegnato quelle sere. Alessandro, hai fatto un nome e io lo chiamerei qui con noi. Danilo, prego Danilo, dove lo mettiamo? Qui nel mezzo, ecco qua, un posto anche per lui. Buonasera Danilo. Buonasera Luca, buonasera a tutti. Ciao, ti ho visto anche l'anno scorso, la puntata dell'anno scorso, oramai sei, sì, anche di presenza fissa. Sì, ringrazio Alessandro, Luca e l'associazione. Sì, sì. Ti sei molto impegnato anche te per quanto riguarda questo tipo di musica. Suoni in un gruppo? Sì, nella The Big Blue House, siamo proprio di Torrita, due quarti siamo di Torrita. Tra l'altro li saluto io, Andrea Berti, e Luca Bernetti e Marco La Torraca. E questa sera invece però siamo qui in un'altra veste. Sì, lascio presentare ad Alessandro. No, nel frattempo mi stavo confondendo, ti saluta Giovanni Ursino anche a te. Alessandro, ciao Giovanni. È al centralino, veramente. No, faccio tutto. Ripeti la domanda. Ti presento Danilo. Ti presento Danilo. Ciao Danilo, Alessandro. Gli ho chiesto in che veste è qui stasera. Ah, innanzitutto di amico del blues, oltre che distratto parecchio, anche questo era stato detto. Ale. No, va bene. Danilo, diciamo, allora, l'ho conosciuto nel 2005 per la prima volta quando abbiamo fatto partire Effetto Blues. In quell'occasione, fra le altre cose, mettemmo su una band che si chiamava Torrita Blues Band, che serviva per aprire la prima serata di ogni locale. Quindi facemmo 4 intro praticamente, e lui in quel caso suonava al basso. Era poco tempo che suonava, mi ricordo, mi diceva: io sto solo al basso, c'era mio nipote che suonava la batteria e praticamente capì subito che c'aveva qualcosa rispetto, e lui suonava al basso e faceva già con il basso delle cose interessanti che poi ha ritrovato anni dopo, quando ha deciso di mettere su la chitarra, ha fatto la cosa migliore che poteva fare, e quindi ha partecipato con la sua, diciamo, band in più occasioni, Effetto Blues, Bread and Blues se non ricordo male, poi The Big Blue House, e è arrivato ad un livello che gli ha consentito appunto di essere anche poi sul palco del Torrita Blues. E per questa edizione, appunto, tornando alla domanda iniziale, abbiamo, diciamo, creato una band dedicata proprio ai musicisti di Torrita, parte dei musicisti di Torrita, dove, che facevano blues,
E quindi quando chiedemmo a Luca e all'associazione questa idea di festeggiare i 30 anni anche con una band di Torrita, qui possiamo vedere appunto le foto, gli scorci torritesi, perché la cosa bella di questa iniziativa è che poi nei prossimi giorni vedremo anche sul web le foto del paese dove si svolge il festival. E qui abbiamo in queste foto che stanno scorrendo, abbiamo appunto deciso di far vedere anche un po' la bellezza del nostro posto, perché sono molto attratti. E quindi Danilo, che non faceva parte di questa band, si è ricordato di me. E tu ti sei ricordato di me? Mi hai chiamato tu? Sì, vabbè, mi sono ricordato, ma sapevo che avevo bisogno di una spalla, anzi una spalla, più che una spalla, proprio di un leader in questa band, tant'è che appunto io mi limito semplicemente a fare tappeto e un'armonica cosa. Però lo volevo assolutamente, ed è quello che dà il groove alla band. Quindi che si chiama? L'altra faccia Blues Band, che è una band. Mancava il nome, non l'avevamo detto. Ma io aspettavo, Sì, l'altra faccia Blues Band è una band che nasce nell'89, proprio come il festival, quindi anche noi si festeggia questi 30 anni. Allora eravamo molto acerbi, anche ora siamo leggermente acerbi, però diciamo, abbiamo un po' più di strada, un po' più di esperienza, e con l'aiuto appunto di Danilo siamo riusciti a mettere su un programma in poco tempo, per quello appunto che è per i torritesi e per noi tutto di blues, che Danilo appunto sicuramente riuscirà insieme a noi, insomma, a far godere alla gente che verrà. Danilo. No, ti ringrazio per la chiamata a far parte della tua band. Sarà bello, il 20 sera vi aspettiamo, perché sarà un bel inedito per Torrita. Magari tanti non sanno neanche che parte di persone di questo gruppo suonano, quindi sarà bello scoprire ciò. Ecco, comunque si ricorderanno che uno è tipo Cuciglio. Nico Posani è pittore e batterista in questo gruppo. Roberto Bennati. Poi c'è Miriam Daphne, che è la cantante, la novità della band, appunto, che è assolutamente prima assoluta, c'è una voce pazzesca, bellissima, che però è la sua prima esperienza di palco, è proprio uscita, proprio la prima sua uscita. Quindi qual è la migliore occasione per farla Torrita in un festival come quello del Torrita Blues? Sicuramente. Danilo, te non sei nuovo, perché hai già suonato, però hai suonato un pezzo, due, quanto, nel palco del Torrita Blues? No, sì, era un'apertura, sì. A Linda Valore e Mike Zito. Ecco, un'apertura, sì. Sì, Linda Valore e Maurizio Pugno, che quest'anno sono felice di ritrovare da ascoltatore e da allievo sempre. Quindi, sì, nel 2017 ho partecipato. Infatti, 2017. Quest'anno però sei... Sì, ospite della band di Alessandro, e felice di questo. Quindi trascinerai questi ragazzi, o ex ragazzi, davanti al pubblico torritese e non. Ora, se la regia è d'accordo, facciamo un ultimo stacco e poi ci ritroviamo per il finale. Torrita Blues 2019, 20, 21, 22 giugno, Torrita di Siena, Piazza Matteotti. Per festeggiare i 30 anni di storia del festival, grandi ospiti internazionali in esclusiva europea per l'Italia. Robert Randolph and the Family Band, Sugar Ray Norcia and the Blue Tone, Peter, Dick Robillard, Little Charlie Buffy, oltre alle grandi band italiane, Pugno Blues Band, Fabio Marza Band e le band di effetto blues con Boogie Bombers, Bad Blues Quartet, The Bus Driver Is Drunk, Paletti Blues Band e l'altra faccia Blues Band. 20 giugno, la tradizionale cena blues con le famose penne blues. Tutte le info su www.torritablues.it. Torrita Blues, the real deal.
nuovo in diretta su Torrita Web TV. Torniamo all'angolo social. Alessandro, abbiamo ricevuto altri messaggi? Sì, e ovviamente sempre grandi saluti, ovviamente questi non mancano mai, quindi grazie ancora. E ancora una domanda, anzi diciamo un intervento da parte di Simone per Luca, in merito a, ad un artista che esce a questa edizione, che quindi è Little Charlie Batti. Ah sì, veramente hai centrato pienamente una delle chicche che Torrita avrà, che prima accennavo. Ecco, dico solo che è il fondatore dei Naked, una band appunto straordinaria, che nel quale appunto suonava un altro ospite. Quando dicevo prima che l'avremmo anche presi singolarmente, noi a Torrita abbiamo avuto Rick Estrin. Ecco, Rick Estrin era l'armonicista di Little Charlie Batti, quindi immaginate che personaggio abbiamo, quindi suonava con lui, e questo sarà veramente una ora non dico una sorpresa, ma visto come prima Riccardo accennava, che forse per chi generazionalmente non ha la mia età e quindi li ha vissuti temporalmente questi artisti, ecco, scoprirete veramente di grandissimo livello, ecco, perché sia Duke Robillard che Little Charlie Batti sono dei grandissimi chitarristi e che quindi arricchiscono sicuramente questa edizione di Torrita Blues. Scusate se insisto, ma guardate, non perdetevi queste due serate, perché veramente siamo a dei grandi livelli, e anche per chi possono rappresentare niente questi nomi, vedrete che quando li ascolterete direte wow, come si dice ora, veramente sono dei grandissimi, ecco. E quindi Little Charlie Batti, Duke Robillard, Sugar Ray Norcia, è una grande serata. Mentre noi adesso vi daremo un'anteprima della prima serata, quella di giovedì 20, perché come potete vedere Danilo ha già la chitarra in mano, Alessandro sfodera casualmente, l'avevo per strada, camminava qui per strada. Quindi ci farete sentire un pezzo? Ma non quelle che faremo, certo, chiaramente certo. Facciamo una sorta di improvvisazione, come nel blues si fa l'improvvisazione, quindi ci vorrebbe un'asta. Che Danilo ha bisogno, che sia l'asta, ma l'asta umana. Va bene così? No, no. Lo dirà Simone Duchini dalla regia. Allora aspetta un ultimo messaggio, vediamo. È confuso con social Alessandro oramai. No, che niente, sempre di Luca che Simone che ti ringrazia. Ok. As you want, man. Ma canti anche? Sì. Ok, allora un altro microfono, un'altra. Vai, abbassa. Sì, sì, tengo io. Quando vuoi. Cause every day I have the blues. Cause every day I have the blues. When you see me worry, baby, it's still I had to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. When you see me worry, baby, it's you I had to lose. Thank you.
nobody loves me, nobody seems to care. Well, no, nobody loves me, nobody seems to care. When you see me worry, babe, it's your head to lose. Trouble, darling, you know I had my share. When it's no worries and trouble, darling, you know I had my share. When it's no worries and trouble, darling. Applauso allo studio. Questa sarà un'anteprima di un duo che comporrà il 5, giusto? Il quintetto dell'altra faccia, giovedì 20 al Torrita Blues 2019. Sara. Allora, dunque, torniamo a il Torrita Blues come sicuramente un'esperienza in cui il pubblico può essere a stretto contatto con gli artisti, perché in ogni caso, appunto, arriva un altro messaggio. La Sardegna arriva, via Dillo, bisogna salutarli, bisogna salutarli. Viva il blues, un saluto dalla Sardegna, Alfredo, Giulia, Claudio. Che dire? Si aspetta. Tra l'altro giovedì sera. Va bene, comunque. Prova. Ok, era staccato. Ora troppi, ragazzi. Ecco. Quindi un vero e proprio documentario che è suddiviso in più parti, no? Sì, allora, innanzitutto bisogna ringraziare due persone, che sono Alfredo Capitani, che è uno degli altri componenti dell'Associazione Culturale Torrita Blues, che è stato l'ideatore di questa iniziativa, di questo documentario. Vabbè, poi c'è Roberto Davitti, che è l'altro dell'associazione, e Federico Romani e Carlo Bazzoni, che sono gli altri che salutiamo, che non sono potuti essere qui. Però, tornando al documentario, quindi Alfredo ha avuto questa brillante idea perché aveva con sé un amico, un contatto appunto con cui lavora, che è Francesco Marzocchi, che è oltre che un amico del blues è anche un appassionato di foto e video reporter, che insieme a Franz Plantone e Roberto hanno realizzato questo reportage, più che documentario, che è stato realizzato l'anno scorso nel 2018 in occasione dei 3 giorni del festival, andando ad intervistare sia gli artisti che i musicisti, ma anche la gente, il pubblico era presente. Quindi questa cosa è stata fatta nel 2018 e siamo riusciti a farla uscire, ancora non è uscita, però nel senso, tra oggi e domenica la vedremo online sul canale del Torrita Blues, che è un altro di quei, sì. Mi sono scordato, no, YouTube, anche lì, ah sì, canale YouTube, YouTube, non l'avevo detto. E comunque abbiamo un promo, sì, abbiamo fatto un promo che direi a Simone di mandare in onda, e quindi con l'attenzione guardatevi questi 2 minuti e 22, perché l'ho contati come una canzone blues. Secondo me questo festival ha qualcosa di particolare, è una,
una cosa che ti prende proprio, cioè quando uno prova una volta è impossibile poi non tornarci, secondo me. Non credo ci sia un vero motivo, è stata proprio una questione di essere attratti da un certo tipo di sonorità, da un certo approccio alla musica che in qualche modo ci è sembrato naturale seguire, ecco. Yes, yes you did. Yep. Yeah. Was the first time we see and we meet. Yes. Yeah, yeah. Però se devo ammettere in cima alla lista, levando effettivamente i padri dei blues, i neri, John Maia è quello che mi ha fatto conoscere anche altri artisti neri che prima non conoscevo. What's happened in it's 2002 and now it's 2018, so it's 16 years. Yes. That was here. Everything is easier for me now. E poi una volta che si viene la prima volta si continua a venire sempre, proprio perché è un salotto, è come se fosse un salotto con artisti, come ripeto, ai massimi livelli. To read a blues, first I heard of this festival of the European Blues Challenge, and last year my wife and me, we tried to get here because we are great, we are organizers of a festival at our home. And we like blues rock. Torita Blues è un'esperienza a tutto tondo, è un'esperienza che non è solo un'esperienza musicale, ma è soprattutto un'esperienza umana. I went down to Crossroad. Di nuovo in diretta su Torita Web TV. Questa era una pillola di questo documentario che sarà in onda, Alessandro. Allora, subito stasera mandiamo il promo che avete visto, lo rimettiamo su YouTube. Siccome è diviso in quattro parti, questo è 2 minuti e 22, come ho detto, in realtà il video è circa 55 minuti, diviso in quattro blocchi. Il primo blocco è un blocco degli artisti, dedicata appunto agli artisti che hanno partecipato, musicisti e gli artisti e gli organizzatori, quindi sono gli organizzatori che parlano e i musicisti che hanno suonato in quell'edizione. Poi ci sono altri tre blocchi, che quello è un blocco unico di 16 minuti, e poi ci sono altri tre blocchi separati appunto di 10 minuti, 15 minuti e altri 16 minuti dedicati appunto alla gente del blues, quindi gente, non solo gente, ma anche musicisti che hanno partecipato nelle scorse edizioni, giornalisti. Tra l'altro c'è anche Simone Bargelli, che era quello che, cioè, ma anche altri insomma che ci sono, e questo qui verrà messo online giorno per giorno, quindi praticamente sono quattro blocchi in quattro giorni, uno al giorno, per arrivare al giorno. Un blocco al giorno. Domani, oggi siamo a mercoledì, quindi stasera, giovedì, venerdì, sabato, domenica ce l'avete tutti, insomma. Tutti quattro blocchi. Tra l'altro, come possiamo fare per vederli? Sul canale YouTube del Torita Blues, ma comunque sarà ampiamente sharato, pubblicizzato su Facebook e tutti i social, piuttosto che Instagram, Twitter, che è un altro canale, ogni tanto ne esce fuori uno. Comunque ce ne abbiamo tutti, quelli, questo è sicuro. Per Pinterest, issue per le brochure, insomma. Ecco. E ricordiamo anche che sul canale Facebook Torita Blues Channel, ah, sì, ci sono le interviste ai gruppi che prenderanno parte al Torita Blues 2019. Sì, sono già state fatte praticamente, dunque, 4, 2, 6, 6 interviste. Chiaramente non è stata fatta l'intervista a Little Charlie, la faremo, l'internazionale la faremo qui. Ah, tra l'altro, ecco, mi aggancio a questo discorso delle interviste, perché anche quest'anno la televisione, quindi, che ha fatto il documentario, realizzerà un nuovo documentario, un nuovo reportage del 2019, quindi venite anche per parlare, chi è stato musicista o spettatore che vuole tornare e vuole dire un contributo proprio, allora, perché anche il prossimo anno ci sarà. Quindi venite per entrare nella storia del Torita Blues Festival. Esatto. Quindi possiamo passare ai saluti finali, ma prima Riccardo, che ti abbiamo tenuto tranquillo quasi un'oretta,
ci rilegge il programma di questa manifestazione del 2019. Sì, mi limito soltanto a dire quelli che sono le date di questa 31esima edizione del Torita Blues. Sono giovedì 20 giugno, venerdì 21 e 22 e sabato 22 giugno. Il giovedì 20 giugno si svolgerà la tradizionale scena blues in piazza, gradita la prenotazione per permettere a tutti, ai primi insomma, per che riescono a prenotarsi, perché poi altrimenti siamo costretti a chiudere il numero, perché poi più di tanti non ci possiamo entrare. Comunque si parla sempre di 300 persone, non... e assistere nel contesto all'esibizione di tre gruppi che si esibiranno appunto sul palco, che sono i Paletti Blues Band, l'Altra Faccia Blues Band e The Bad Blues Quarter. Questo per quanto riguarda la serata di giovedì 20. Il venerdì 21 e sabato 22, che sono le due serate diciamo tradizionali del festival, il venerdì 21 giugno ci sono i Boogie Bombers e Fabio Marza Band e Robert Randolph e The Family Band, grandissimi, grandissimi nomi, grandissima serata. E sabato 22 giugno altrettanto ci sono The Bus Driver Is Drunk, Pugno Blues Band, Sugar Ray Norcia e The Blues Tone e Little Charlie Betty e Duke Robillard. Pertanto io l'invito che vi faccio è quello di seguire tutte le informazioni che sono sul nostro sito www.toritablues.it, dove avrete la possibilità sia di prenotarsi per la cena, di valutare le varie possibilità che ci sono per abbonarsi alle tre serate e di visionare quelli che sono le caratteristiche dei gruppi che suoneranno, che sicuramente, come già è stato ampiamente detto, sono tre serate che meritano veramente il trentennale della nostra manifestazione. Maestra, posso? Mi è rimasta una cosa da dire. No, riguarda i social, riguarda altri. Sì, sì. No, riguarda un'iniziativa invece che abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta, la ripetiamo, che è Bim Bim Blues, che è un evento nel festival. In pratica c'è un'area dedicata a uno spazio bimbi dove delle animatrici con attività ludiche si presenteranno quella sera, quindi c'è uno spazio nella biblioteca Soffia Sogni, dove chi porta i bambini praticamente a vedere il festival in realtà possono stare tranquillamente in questa stanza a piazza, insomma, dove mentre i genitori vanno a vedere il festival, loro possono stare tranquilli in queste animatrici, ed è una cosa ottima, perché a bambini piccoli finalmente può godersi il festival e lasciarli in un luogo sicuro e vicino a dove sono. Per dire che Torita Blues è un festival a portata di famiglie, anche perché, come spesso diciamo nelle interviste, anche nelle presentazioni delle conferenze stampa, il festival è un festival dove non ci sono transenne, dove il pubblico è a contatto con l'artista, scende, fa le foto in mezzo alla gente. È la magia che hai sentito anche quando si parlava del documentario, le ascolterete anche altre testimonianze di questo tipo qui. Il festival è un festival che abbraccia, quindi una volta che ti aggancia col suo calore non è difficile, perché non so come fanno gli altri festival, so che noi usiamo una passione che ha anche nell'accoglienza telefonica, nel dare consigli, cerchiamo di mettere a disposizione le prese di corrente, perché magari c'è da caricare una batteria piuttosto, cioè non siamo è questo anche il piccolo dettaglio che fa la differenza nel festival. Certo, certo. E la gente questo lo cerca e lo apprezza. È giusto così, altrimenti Torita è questa, è anche questo. Non solo a Torita con il Torita Blues, ma ci sono anche altre iniziative che a Torita la pensano esattamente così. Infatti. Sara, passiamo a salutare i nostri ospiti. A questo punto possiamo ringraziare e salutare gli ospiti che sono stati con noi questa sera. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera su Radio Capital con l'intervista a Sergio Mancinelli. A che ore? Verso le 22. Ok, perfetto. Quindi ringraziamo in ordine Danilo, Riccardo, Yvonne, Luca e Alessandro.
Per quanto riguarda voi spettatori che ci avete guardato questa sera, spero che non vi abbiamo annoiato, ma sia stata abbastanza piacevole questa serata. Vi aspettiamo quindi giovedì 20 a Torrita di Siena per vivere questo festival sicuramente piacevole, emozionante, in questa cornice della piazza di Torrita, che sicuramente e ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito, appunto, e che ha interagito con noi anche tramite il numero di WhatsApp. Ringraziamo i nostri sponsor, anzi tutti gli sponsor del Torrita Blues, e ringraziamo Torrita Web TV, che ormai sono già 2 anni che con questo che collabora con l'associazione culturale Torrita Blues. Quindi, prima di salutarvi e dirvi buonanotte, io farei un'improvvisata, anzi vi salutiamo però con un pezzo, se Danilo e Alessandro ci fate, vedi, così posi quel telefonaccio adesso, ci fate la sigla finale, verrà fatta da loro due e noi vi salutiamo già da ora. Grazie per averci seguito, voi trovatevi d'accordo? Niente. Altro messaggio, sì, non ce la fai, più forte di lui. Giovanni Orsino che ci saluta e ci ringrazia per la compagnia di questa sera. Giovanni, sei un grande, lasciatelo. Quindi mettetevi d'accordo per questo pezzo. Alessandro cambia armonica, questa è una richiesta mia personale, quindi è improvvisata. Quindi con questo pezzo dalla Blues Cave, Luca e Sara e tutta l'associazione Torrita Blues vi salutano e vi danno appuntamento a Torrita per il Blues 2019. 20, 21 e 22 giugno a correre. A farvi abbracciare.